Prima l'esplosione nell'area industriale della zona orientale di Napoli, poi l'incendio con un'enorme colonna di fumo nero che si è elevata sulla città, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sono da poco passate le 15 quando il rogo è scoppiato all'interno di un capannone della ditta di trasporti Martinelli, contenente capi di abbigliamento, in via Vicinale Ravioncello nel quartiere di Ponticelli, nella zona industriale di Napoli. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Per fortuna non si sono registrati feriti. Al momento non è ancora chiara quale possa essere stata l'origine del rogo. Un incendio violentissimo, la paura in zona è stata tanta, in breve tempo l'aria è diventata irrespirabile, finestre chiuse nelle strade circostanti sono state usate per cercare di domare il rogo, 3 autobotti e 3 mezzi da 18.000 litri. Probabilmente ad innescare l'incendio è stata una catasta di cartoni che ha preso fuoco, con l'incendio che si è propagato velocemente anche a causa delle alte temperature di ieri pomeriggio.